Buonasera a tutti, nuovo video. Oggi ho deciso di registrare un nuovo video che riguarda 24 ore mangerò solo McDonald's. Infatti oggi sono già vestita e adesso andrò a fare proprio colazione da McDonald's, però non prenderò tanto, prenderò solo un cappuccio e adesso vedo se la brioche o qualche biscotto perché poi dovrò andare a scuola guida, quindi prenderò tutto da portare via e niente, quindi ci vediamo dopo quando ordinerò da McDonald's la mia colazione e inizieranno le mie 24 ore solo McDonald's. Alla fine ho preso un cappuccio e una brioche. Se ti fa vedere e adesso vado, intanto che bevo il cappuccio e mangio il brioche, vado a scuola guida perché sono già un pochino in ritardo, quindi adesso vado e ci vediamo dopo per il pranzo. Le nostre 24 ore continuano. Ho preso questo McChicken e le patatine piccole perché non mangio tanto. Adesso vedrò poi se prendermi un frullato, ho preso la coca. Vedo se prendermi un frullato oppure non dolcetto e stasera poi vediamo cosa prendo. Ok raga, pranzetto finito, sto finendo la Coca-Cola e il dolce o il frullato non l'ho preso perché comunque cioè, mi sentivo già piena e anche già sazia. Comunque adesso la sera vedrò, magari prenderò la piadina o vedo. E adesso finisco la mia foto, dopo vado a casa che devo montare un vi dei video e devo registrarne un altro. E niente, quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, sono appena arrivata a casa e sto bevendo un po' d'acqua perché è l'unica bibita che si può bere al di fuori di questa sfida, diciamo, perché oggi fa veramente, cioè fa caldo, non tanto, però un po' di caldo fa. E comunque no, volevo dirvi solo queste due parole perché allora sì, ok, questa è una sfida di mangiare 24 ore solo McDonald's, però non è che vi voglio dire andate tutti a McDonald's, no, quello che volevo dire è più che altro di cioè di non abbuffarvi troppo. Infatti avete visto anch'io che ho preso solo il panino e le patatine comunque perché io non è che mi piace abbuffarmi per dire e quindi state molto attenti all'alimentazione, fate un'alimentazione sana e corretta. Sì, ve lo sto dicendo una che vabbè, va raramente al McDonald's, però fate sempre diciamo attenzione a quello che mangiate. E quindi diciamo questa sfida, sì, ok, mangiare solo cose di McDonald's, però con attenzione. E quindi niente, raga, adesso sono qua. Vedrò. Scusate se c'era un po' di confusione mentre vi ho fatto vedere cosa avevo preso da mangiare e da bere, però c'era un pochino di confusione. E niente, alla fine ho mangiato le patatine, il McChicken e ho bevuto la Coca-Cola. E niente, adesso vedremo per la cena cosa prenderò, ma prenderò magari o solo la piadina, o solo le crocchette con le patatine ancora, oppure vedo comunque perché la sera non mi piace tanto esagerare. E magari prenderò anche magari un gelato, anche se arriverà a casa mezzo sciolto, il McFlurry, no, vabbè, gelato con l'Oreo. E anche se arriverà a casa mezzo sciolto, anche se lo metto nel freezer, me lo mangerò dopo. Comunque adesso mi riposo un momento, dopo vado a finire dei video, registro un altro video, dopo ci vediamo per la cena. Allora, aggiornamenti del video. Sono qua un po' in sala, mi sono spostata perché in camera tutto a silenzio non ci riuscivo, sto montando un video e sto bevendo come al solito la mia acqua che
che è permessa solo per questa sfida. E niente, adesso è ancora un po' presto, sono tipo le 3 del pomeriggio, quindi ce n'è uguale per la sera. E intanto cioè in questo momento ho bevuto solo acqua, come vi ho già detto prima, perché posso bere solo le bibite prese da McDonald's. E niente, penso che nel pomeriggio più tardi, tipo 4-5, non penso di andare lì pomeriggio per mangiare, diciamo, una merendina come il gelato, un dolcetto lì di McDonald's, perché tanto sinceramente non mi va. E come vi ho già detto prima, magari prenderò qualcosa per la sera, magari un McFluffy, così si chiama, non mi ricordo, all'Oreo, anche se arriverà a casa sciolto, no, vabbè, non tanto sciolto, spero, e anche se lo metto nel freezer non cambierà niente. Lo prenderò la sera e adesso poi dopo mi cambierò di nuovo. E ci vediamo dopo quando dovrò andare a prendere la cena e finirà le 24 ore solo McDonald's, perché non penso che mi verrà un attacco notturno da andare da McDonald's o ordinare McDonald's, non penso proprio. E quindi ci vediamo dopo. Ok raga, aggiornamenti. Allora, è passato circa un'oretta. Infatti sono le tipo 4:20 così. E ok, ho il trucco sbavato. Scusatemi, ma ero proprio qua a rilassarmi. Cioè, ho finito di montare i video e di registrare il video che vedrete sul mio canale se dovete iscrivervi se volete vedere i miei video. Perché, come ho già detto, più siamo meglio è. E se non l'ho detto lo dico adesso perché è importante. E niente, all'inizio avevo voglia di qualcosa da mangiare così, poi ho detto no, no, devo rispettare questa sfida, questa challenge, diciamo. E quindi ho detto no, non mangio niente al di fuori che non sia McDonald's. E sapete che io sono una che rispetta le regole, quindi diciamo che non ho violato questa regola, non ho toccato, cioè non ho mangiato niente che non sia di McDonald's. E quindi sono rimasta fedele, ho bevuto solo l'acqua come vi ho fatto vedere. Niente, quindi adesso adesso aspetto ancora un po' e andrò a prendere la mia cena. E niente. Adesso, infatti, come ho già detto prima, adesso che avevo questo leggero rangorino, penso proprio che prenderò anche il gelato con l'Oreo che mi mangerò dopo cena, o intanto che vado a prendere cose da McDonald's, penso o prima, no, vabbè, no, no, lo prendo per dopo cena, raga, lo prendo per dopo cena e registrerò anche mentre mangio. E quindi niente, adesso sono qua a vedere un po' la TV, a vedere i cartoni animati. Sarò sempre una bambina. Vabbè, avrò 21 anni ma guardo ancora i cartoni animati. E vabbè, in fondo per la mamma sono una bambina. Comunque raga, come vi ho detto stamattina, oggi sono andata ancora a guidare, però tipo mi sono stradivertita, cioè con l'istruttore che ho adesso mi diverto sempre tantissimo perché è troppo simpatico. Poi tipo all'inizio quando l'ho conosciuto, perché è nuovo, perché prima avevo uno che avevo già da tipo un mese e mezzo.
E allora dopo circa, cos'è adesso? Saranno 2 settimane. Sì, 2 settimane che ho questo istruttore nuovo e cioè è troppo divertente. Ogni 2x3 mi metto a ridere con lui, non riesco a stare seria, però so che all'esame dovrò rimanere un pochino seria. E quindi mi fa sempre divertire. Poi, mentre ci stavamo chiacchierando per conoscerci un po', io ho detto delle mie passioni così. E allora oggi, vabbè, sto guidando così. E intanto stavo vedendo un po'. Beh, ero attenta alla strada. Ovviamente ero attenta alla strada, però è passato tipo, sono passate due macchine e una moto che erano tipo sfrecciate, e allora ho detto, stavo per dire no, vabbè. Allora poi lui ha iniziato, l'ha visto prima lui e l'istruttore, e fa, quelle allora, faccio, beh. Troppo bello, raga. Comunque fatemi sapere sotto nei commenti se c'è qualche vostro amico o amica che ha la stessa passione, perché io comunque sì, questa passione ce l'ho, perché magari tanti pensano, guardano me, guardano che sono magari una ragazza così, cosa, che non mi interessa niente di macchine e motori. Ma invece da quando c'era mio padre, non so, mi piacevano tantissimo, cioè le ho guardate in un altro modo, perché tanti vedono e dicono, oh, sì, carina così. Però secondo me chi è veramente appassionato guarda tutto, motore, ruote, tutto, tutto, carrozzeria, come tutto modello, tutto, tutto. Quindi io sì, mi definisco un'appassionata, però c'è sempre da scoprire o da imparare da questa passione, quindi dico sempre, mio padre mi ha lasciato una passione bellissima. E niente, spero comunque che questo video vi faccia compagnia. E se vi piacciono, lasciatemi un like. Comunque, vi spoilerò già qualcosa, che ho in mente di fare un video dove rispondo alle vostre domande di Instagram. Quindi, se non mi seguite su Instagram, inseguitemi. Così farò questo video dove rispondo alle vostre domande. E niente, ci vediamo dopo. Ok, raga, sto uscendo e sto andando a prendermi la cena da McDonald's, rispettando la regola delle 24 ore. E niente, mi sono cambiata, mi sono messa questo felpone un po' vestitino, perché a me piacciono così anche, cioè le felpe ce le ho tutte giuste che arrivano qua, però mi piacciono anche per esempio quelle là che stanno ad abitino, perché sotto magari ci metto un pantaloncino e va bene. E a parte questo, adesso, come stavo dicendo, sto andando a prendere la cena da McDonald's e ci vediamo dopo quando sarò di nuovo qua a casa, che vi farò vedere cosa ho preso come cena. Questa è la mia cena. Ho preso, vabbè, le patatine, 4 chicken nuggets, il McWrap con il pollo alla piastra e il McFluffy all'Oreo, che adesso metterò in freezer prima che si sciolga del tutto, e la Coca-Cola media da bere. E niente, adesso attacco un attimo il telefono al cavalletto e mangiamo insieme. È buono, raga. Veramente, io lo prendo sempre quando, per esempio, non ho tanta voglia dell'hamburger alla sera, quindi prendo questo e va bene. Perché poi ho preso anche il McNugget, che sono fritti comunque, e allora prendo questo così. Questa è la piastra. Aspetta, scusate. Così almeno non faccio tutto fritto, perché
Poi c'ho anche le patatine, per dire. E niente. Comunque è buono. Non pensi giusto 4 per non esagerare. Quindi penso che qualche patatina darò anche a mia madre. Adesso vediamo. E niente raga, io finirò di mangiare e ci vediamo dopo quando mangerò il dolcetto. Ok raga, sono qua con il mio gelato e adesso vediamo come. Ci sono tutti dentro i pezzetti di biscotto. Buono, Lorea. Buono. Buono, buono, buono. Già al primo cucchiaio. Veramente buono. Infatti sono qua sul balcone perché oggi fa caldo veramente. E niente raga, alla fine la cena, in tutta onestà vi dico che ho mangiato, vabbè, la piadina, il mac wrap, invece le crocchette, le patatine le ho avanzate, infatti le ho mangiate mia mamma, mia madre. E niente, comunque ci ho provato a fare questa challenge e niente. E intanto che finisco il mio gelatino posso dire che le mie 24 ore a McDonald's sono concluse, sono finite, perché non penso che mi verrà un attacco notturno. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi il solito like, iscrivetevi al mio canale perché più siamo meglio è, come già detto. E commentate qua sotto dicendomi quali altri video posso fare, magari guardando il cibo. E niente, seguitemi sui miei social, Facebook e Instagram, che vi lascio sempre qua giù in info box. E per il momento vi saluto solo e vi dico al prossimo video. Ciao!